Buongiorno a tutti, io sono Caterina Ramonda, mi occupo di biblioteche per ragazzi, di libri e letteratura per ragazzi. Prima Cristiana parlava di blog. Il blog di cui mi occupo è Le letture di biblioragazzi, che si occupa appunto di recensioni di libri per bambini e per ragazzi. E quando mi è stato chiesto un intervento narrativo che dicesse che cos'è la biblioteca per ragazzi e dove sta andando, dove potrebbe andare, che cosa ha alle spalle, per me un intervento narrativo era raccontare. E quindi questo è, partendo da un suggerimento clinico che sta in un testo riproposto recentemente di Genevieve Patt, passando attraverso stereotipi e luoghi comuni e insomma cercando di immaginare quello che verrà e che potrebbe venire. Il dottor Winkler guardò fuori dalla finestra. Era una bella giornata d'autunno, ancora calda. Una di quelle giornate in cui ti scopri a chiedere se per caso l'inverno, con le sue piogge, il freddo pungente, l'odore della neve in arrivo, non si sia dimenticato del suo appuntamento. Si annunciava del resto anche un inverno caldo, date le condizioni del paese. In TV, in rete, sui giornali si urlava, si discuteva, si dibatteva. Nella sala d'aspetto del suo studio anche, per quanto gli scontri politici e il prezzo della benzina fossero argomenti che si mescolavano spesso ai luoghi comuni sul tempo, allo stato dei lavori della circonvallazione e al tracollo finanziario del geometra, che lo dicevano tutti, signora, viveva sicuramente al di sopra delle sue possibilità. Quel pomeriggio, nello studio del dottor Winkler, erano sfilate un'ernia da operare, la prescrizione di qualche esame di routine, la compilazione di un certificato di buona salute e poi lei. Si era seduta sulla sedia esattamente di fronte a lui e non sapeva da che parte iniziare. Chiunque conoscesse Madama Biblioteca sapeva che non era da lei. Soggetto coriaceo dietro mite apparenza, risposta sempre pronta e quasi mai gridata, apparteneva ad una delle famiglie più antiche del paese, i cui vari rami vantavano esponenti di fama, benefattori vari, qualche eccentrico, qualche pecora nera, come si usa in ogni stirpe che si rispetti. Si annoveravano cardinali, vescovi, dei principi, un sospetto carbonaro, cervello in fuga ante litteram, signore a cavallo, silenziosi e solitari impiegati di provincia, qualche apparizione cinematografica, qualche alter ego di carta e persino un lontano parente che caracolla negli ultimi anni tra le montagne della Colombia, dove in compagnia di due asini distribuisce libri nei villaggi più remoti. Già libri, perché di questo la famiglia di Madama Biblioteca si occupa da sempre. Informazione, prego, puntualizza lei ogni volta, correggendo persino quello stesso medico, quando ai tempi del loro primo incontro lui le aveva voluto far sapere che conosceva la situazione del suo paese, a cui a volte guardava con perplessità, confrontandola con quella della sua nazione d'origine. Noi ci occupiamo di soddisfare i bisogni informativi e sosteniamo la lettura in tutte le sue forme. Non era facile agli allarmismi, la signora. Ricorreva alle cure mediche in caso di bisogno, per i piccoli malanni faceva da sé, ma a tratti le capitava di lasciarsi sopraffare dalla situazione e allora, cosa che nessuno avrebbe mai sospettato, si presentava in studio sull'orlo della catastrofe. Chi avesse potuto sbirciare le note a suo nome redatte da Winkler avrebbe potuto scorrere un elenco di patologie che la signora aveva manifestato. Quasi ci fosse in lei un nucleo più fragile che prendeva il sopravvento in particolari momenti della vita. In particolare, la signora aveva manifestato nel corso degli anni una certa propensione a paralisi. Sembrava che il suo cervello non riuscisse a comunicare, a farsi capire dagli altri. Addirittura un paventato blocco della crescita, un'improvvisa incapacità di evolversi, ferma all'idea che noi abbiamo sempre fatto così. Debolezza di spirito, perdita di capacità decisionale, cecità. Che in realtà non era altro che paura di guardare al di là dell'orizzonte del proprio naso. Crisi d'identità, si sentiva assediata da scuole, da ludoteche, non capiva più il suo ruolo, rifiutava di collaborare pur di non mettersi in discussione. Fragilità della colonna vertebrale. Quella volta andò di sua sponte da uno specialista e si presentò in studio con un bel busto chiamato burocrazia e con notevoli iniezioni di sano materialismo. La colonna così costretta era debolissima e Winkler faticò non poco a rompere il guscio di gesso e di cocciutaggine. A volte iperattività sfrenata,
poi uno stato ossessivo e compulsivo, quello per le statistiche, necessità di protesi, perché si era persuasa ad un certo punto di non poter andare avanti senza l'ausilio di sofisticati macchinari, e infine persino un rischio di invalidità, tanto si era adagiata nel credere alle ricette di risultati facili e immediati. Ogni volta il medico sorrideva, la lasciava parlare, l'ascoltava con attenzione e poi partiva al contrattacco. Le ricordava le sue origini, il lavoro fatto negli anni, gli entusiasmi, le iniziative, le ricordava persino di quando aveva letteralmente osato andare fuori di sé, portando le sue attività in piazza, in piscina, al parco, al mercato. Le ricordava la capacità di rendersi conto della sfida richiesta dalle nuove tecnologie, le battaglie per la libertà di leggere quel che si vuole. Ma non ora. La voce di Madama Biblioteca quel giorno era triste insieme dura. Una spesa superflua siamo diventati. Gridano che sono finiti i tempi della greppia da cui tutti mangiano e sostengono che ci salveranno i grandi eventi culturali integrati. E io cosa ne faccio delle mie biblioteche? E il dottore convenne. Convenne che i tempi erano quello che erano, le scelte politiche a dir poco infelici quando non addirittura oscene, e che la realtà dei fatti era una realtà dei fatti. Però mica voleva arrendersi davanti a chi non sapeva vedere né valutare quel che garantisce una vera adeguata qualità di vita dei cittadini. Discussero per un po' e poi lui le disse: le prescrivo qualche vitamina, qualche incontro con i suoi colleghi, magari un viaggetto all'estero di quelli che fa lei, mica per piangersi addosso, ma per riempire il taccuino di idee da copiare, da adattare, da migliorare. La signora sorrise, quel medico sempre così comprensivo, che aveva scelto di vivere in un paese che a lei non pareva di certo migliore di quello in cui lui era nato. Era già sulla porta quando lui buttò lì: poi passi a fare un giro dalla sua figlia più piccola. Forse un po' che non ci va, farebbe bene cambiare punto di vista. Oh cielo, pensò Madama Biblioteca mentre controvoglia prendeva la direzione del parco. Punto di vista è una parola. Lì dentro c'è abbastanza di quel che va oltre le regole. Ecco, adattare, dici una cosa e poi subito quella scapestrata la interpreta.